La presenza di Calenda qui a Frosinone è una grande occasione per ascoltare dal vivo uno degli uomini politici più importanti e più in ascesa in questo momento. Rappresenta un punto di riferimento per tutta un'area culturale, politica e anche di impostazione economica. Oggi in Italia lui ha delle idee innovative, ha delle idee moderne, ha delle soluzioni per i problemi del paese che noi cercheremo di utilizzare anche per risolvere i problemi di Frosinone. Lo ringraziamo per questo e siamo ansiosi anche di ascoltare quello che avrà da dirci oggi pomeriggio. Riteniamo, come a livello nazionale, coerentemente rispetto a livello nazionale, che le due coalizioni mettono insieme populisti, sovranisti, tutto il contrario di tutto, non fanno altro che litigare dalla mattina alla sera e non sono affidabili. Quello che non mi convince è cercare di mettere tutto il contrario di tutto insieme, perché così si prova a vincere, tanto poi non si governa. Ecco, io credo che capo largo vuol dire solo vogliamo vincere a tutti i costi, ma tu puoi vincere le elezioni e perdere il governo, che è quello che succede in Italia costantemente. Quindi noi dobbiamo riportare un partito serio, pragmatico, moderato nei valori, ma non nelle proposte, a governare il paese. Secondo me è meglio Fratelli d'Italia 5 Stelle, però detto questo lasciamo perdere. Okay.